Lettori e amici di Europa Cristiana, buongiorno. Quest'oggi, a proposito dell'Ucraina e dell'approfondimento sull'Unione Europea che riguarda il discorso Ucraina-Russia, ci intratterremo sul concetto di impero e sui rapporti fra tale concetto e quello di nazione e di nazionalismo, cioè tra idea imperiale e nazionalismo. La cosa che sorprende è che nessun commentatore, almeno nessun commentatore a mia conoscenza, abbia avvicinato la Russia di Putin al concetto di impero. Qualche volta la si è avvicinata al termine impero per definire una sua politica espansionista. Ma al concetto di impero come criterio politico e ideale, etico e filosofico, non lo ha fatto pressoché nessuno. Che cos'è l'impero? L'impero è quella struttura politica, quello Stato potremmo dire, che in origine, nell'antichità, non concepiva limiti. Cioè l'idea imperiale è l'idea che una certa struttura politica sia chiamata a governare l'orbe terracqueo e quindi concettualmente non patisca limitazioni a riguardo della sua estensione, salvo quelle che ovviamente gli derivano dalla storia, dalle contingenze, ma non riconosce limiti alla sua espansione, essendo destinato a governare l'umanità per portare ordine, pace e prosperità su tutta l'umanità. Classicamente, con questa concezione, abbiamo la Cina, imperiale classica, e per certi versi anche la Cina attuale, Roma, e con alcune limitazioni il Sacro Romano Impero Christianitas, che però tendeva a raggruppare unicamente le popolazioni cristiane e quindi aveva come premessa e presupposto dell'ingresso al suo interno la fedeltà al cristianesimo e in particolare al cristianesimo cattolico. Quindi la fedeltà al Papa di Roma e conseguente alla sequela di Nostro Signore Gesù Cristo. Gli imperi moderni, ad eccezione di quello cinese che mantiene le caratteristiche sue tradizionali, invece sono tendenzialmente limitati ai popoli che condividono un unico destino. Quindi più che una missione a governare l'orbe terracqueo, l'impero è la missione a condurre a destino unitario di prosperità e prima ancora di sicurezza i popoli accomunati da un unico destino. Quindi riconosce dei limiti non solo di fatto ma anche concettuali alla sua espansione, perché riconosce che nell'orbe terracqueo esistono dei popoli che non sono chiamati a partecipare a questo destino, ovviamente inteso come glorioso, imperiale, e che quindi sono concettualmente barbari o estranei a questa chiamata di civiltà. La comunanza di destino è tendenzialmente irrevocabile o è difficilmente revocabile, cioè le contingenze storiche non possono portare un popolo che era chiamato alla comunanza di destino con l'impero a staccarsene e a divenire qualcosa di diverso. Quindi il concetto di secessione dall'impero, di uscita dall'impero, è di per sé visto come concettualmente inconcepibile. Poi esistono alcune contingenze storiche in cui alcuni popoli, alcuni territori si distaccano dall'impero, ma non sono più chiamati a farne parte quando entrino in una comunione di destino, in un destino storico diverso, quindi in una chiamata alla civiltà differente da quella dell'impero. Ovviamente il tempo di permanenza in questa
chiamata differente alla civiltà rispetto all'impero, che giustifichi la rinuncia imperiale a riappropriarsene o a ricondurli a questo comune destino di gloria, è normalmente proporzionata in modo diretto rispetto al periodo in cui hanno fatto parte dell'impero medesimo. Esempio per quanto riguarda la Russia è che le repubbliche baltiche che hanno fatto parte del cammino di civiltà russo, dell'impero russo per un periodo limitato di tempo, possono col proseguire del tempo considerarsi progressivamente estraniate all'impero russo, a patto che ovviamente possano resistere al di fuori del richiamo dell'impero e della riunificazione per un periodo sufficiente. Stesso discorso non può essere fatto per l'Ucraina, che invece è parte integrante dell'impero russo. Ricordiamo che la Russia è nata a Kiev, con i Rus di Kiev, quindi è evidente che fra ucraini e russi c'è una comunanza di destino, una comunanza di civiltà, una comunanza di missione storica che non può essere separata dalle contingenze politiche di qualche decennio. Caratteristica degli imperi è tendenzialmente avere una lunghissima memoria, conservare come sempre presenti le vicende del passato, quando queste abbiano una rilevanza che incidono sulla civiltà e sulla determinazione tendenzialmente eterna dell'impero medesimo. Le contingenze storiche non sono mai la finalità dell'impero. La finalità di un impero è la propria sopravvivenza e la propria sicurezza, oltre che la propria floridezza e quindi la propria espansione, a seconda di ciò che consente la storia. Le contingenze storiche, quindi le contingenze economiche, piuttosto che il regime politico, piuttosto che la potenza internazionale, sono fattori di cui tenere conto, però sempre nella finalizzazione dell'interesse dell'impero. Ecco perché le sanzioni sono destinate ad avere uno scarso impatto, un impatto certamente minore su una concezione imperiale come quella russa rispetto a quello che avrebbero in una concezione nazionale o in una concezione occidentale tendente ad un certo economicismo. I rapporti fra impero e nazionalismo non sono chiari, almeno a sentire i nostri commentatori, pure quelli più autorevoli. L'impero è fondamentalmente antitetico al concetto di nazionalismo. Il nazionalismo tende ad essere un'idea politica che si basa sul concetto di nazione e tende a essere riferita unicamente a quella nazione, con il risultato che avrà una concezione maggiormente storicistica o maggiormente condizionata dalle vicende storiche, meno filosofica, meno di civiltà e quindi meno tendenzialmente all'eterno, tendente all'eterno. Ecco perché l'impero tende a inserirsi nei grandi flussi storici, a incanalarsi nei grandi flussi storici, che ovviamente tende a direzionare nel proprio interesse, mentre la nazione e il nazionalismo tendono a cogliere le singole occasioni che la storia presenta per un rafforzamento della propria civiltà. Il risultato è che il nazionalismo tende a essere più rapido, tende a una maggiore rapidità, l'impero tende a una maggiore lentezza, l'impero tende al consolidamento lento, il nazionalismo tende all'omologazione normalmente rapida e entro certi limiti violenta. Il che non significa che gli imperi non utilizzino la violenza, ma significa che la utilizzano in un'ottica di lungo periodo e non di breve periodo, con la conseguenza che l'utilizzo da parte loro
è minore e più pacato tendenzialmente. L'impero tende a evitare ogni tipo di cesura all'interno della propria storia. Le concezioni imperiali si appropriano di tutta la propria storia, compresi i periodi storici in cui erano al potere regimi non imperiali o antitetici all'impero. Questo lo vedremo meglio parlando della Russia. Mentre i regimi nazionalisti tendono a porre fra parentesi o in oblio o a condannare esplicitamente in toto e senza appello quei regimi politici che costituzionalmente, ontologicamente, ideologicamente erano considerati antinazionali o contrari agli interessi della nazione. Ecco che la visione è completamente diversa. Pensiamo al discredito che, per esempio, il regime fascista dava dell'Italia liberale, definita l'Italietta liberale. Ma era un discredito totale, perché l'Italia liberale non veniva considerata sufficientemente nazionalista, sufficientemente tesa a creare quel regime al servizio degli interessi nazionali. Quindi era qualcosa di cui, entro certi limiti, vergognarsi. Per gli imperi invece questo non è possibile, perché tutta la storia è la storia dell'impero e l'impero in quanto tale ha una storia unitaria, indipendentemente dai regimi politici che lo governano. Vediamo qualche applicazione alla Russia di Putin. Perché ci permettiamo di definire la Russia di Putin come uno stato retto da un'idea imperiale? Prima di tutto perché la concezione russa della civiltà è imperiale. Dire russo e dire imperiale è quasi sinonimo, o meglio, russo è una species del genus imperiale. Quindi il russo non può non essere imperiale. Ecco perché il periodo sovietico in cui si parte con la pace di Brest-Litovsk, cioè una resa più o meno senza condizioni agli imperi centrali, con mutilazioni territoriali fortissime definite dalla propaganda bolscevica come pace non imperialista, non può essere considerata una concezione imperiale, perché sottomette all'aspetto ideologico quello che è invece il destino dell'impero. Mentre è ovvio che il destino dell'impero deve sempre prevalere nella visione imperiale, quindi nella visione tradizionale russa, rispetto alle idee politiche. Ecco che nel giudizio sul comunismo, se sentiamo i discorsi di Putin, soprattutto gli ultimi, questi fin dall'inizio, c'è una condanna del sistema comunista, dell'ideologia comunista, di per se stesso perché è sbagliato, ma non per questo non russo. Il sistema sovietico è un sistema russo, di cui si condannano le mostruosità, si condannano le aggressioni al popolo russo, si condanna tutto quello che di mostruoso ha compiuto, quindi lo si condanna di per sé, e lo si condanna per i crimini che ha compiuto contro l'idea imperiale russa. La frammentazione dell'impero zarista in repubbliche è condannata pesantissimamente da Putin, ma Putin e tutta la dirigenza politica russa si appropria di quella parte di storia russa che è stata sovietica, si appropria della vittoria contro le potenze dell'asse e ogni 9 maggio festeggia la vittoria contro le potenze dell'asse e definisce la seconda guerra mondiale la grande guerra patriottica. È vero che lo definivano già così i sovietici, anche perché Stalin aveva fatto appello all'idea imperiale, al patriottismo russo, a tutto quello che era la tradizione russa nel crogiolo della guerra. Ma poi ovviamente il sistema sovietico era tornato a far prevalere
le questioni ideologiche, ma è evidente che questo la Russia se ne appropria, e questa capacità di appropriarsi di tutta la propria storia ha un elemento simbolico particolare. L'inno russo è esattamente lo stesso inno sovietico, ovviamente sono cambiate le parole, ma la musica è la medesima, perché è una musica molto bella, è una musica imperiale, è una musica che esalta la missione imperiale russa. E quindi in questa visione di continuità ci si appropria del proprio passato, non si rinnega nulla, si condanna ciò che c'è da condannare, ma è una condanna puntuale, non è una rinuncia, una cesura, un mettere fra parentesi un periodo. E questo rende il sistema di Putin e la politica putiniana certamente imperiale e non nazionalista, perché i nazionalisti avrebbero posto fra parentesi questo periodo come vergognoso, cosa che invece Putin non fa. Se vediamo alcuni arrivano a sostenere che Alexander Glegovich Dugin, cioè il filosofo, politologo, il pensatore di riferimento dell'eurasismo russo, cioè del nazionalismo russo, un nazionalismo di impronta illuminista che si richiama per certi versi ad Heidegger e che non ha nulla di imperiale, pone la centralità sulla nazione. L'impero non pone la centralità sulla nazione, ma pone la centralità sul destino comune. Pensate all'afflusso di personale militare dalla Russia, dalla Cecenia, dall'Armenia, che viene visto da molti nostri superficiali, se mi è consentito dirlo, commentatori, come il bisogno delle forze russe di acquisire nuove truppe di cui non avrebbero disponibilità, a parte, diciamo così, la palese estraneità dal reale di questa affermazione, ma non vedono come l'apporto di forze provenienti dai paesi, dalle nazioni parte dell'impero, quindi i ceceni per un verso, gli armeni, particolarmente importante l'apporto armeno. Abbiamo già detto della guerra del Nagorno-Karabakh dal 27 settembre al 9 novembre del 2020, con cui i russi hanno punito la svolta filo-occidentale dell'Armenia. L'Armenia, mandando truppe in Ucraina, dimostra di aver compreso che la sua missione nazionale è parte della missione dell'impero russo e quindi di fatto contribuisce alla grandezza dell'impero russo. È una visione imperiale, non è una visione nazionale. Il fatto che arrivino combattenti dalla Siria, tra i 16 e i 20 mila uomini a seconda delle fonti, è il tributo che una nazione alleata, la Siria, dà all'impero russo, e quindi è quasi un modo per la Siria di infeudarsi alla Russia, è un modo con cui i siriani si elevano a livello internazionale divenendo vassalli della Russia. Essere vassalli della Russia eleva lo status internazionale nella concezione imperiale rispetto all'essere completamente indipendenti, perché si è parte di un grande disegno imperiale e quindi si riesce a contare sullo scacchiere internazionale, a godere di protezioni, di una casa, una corazza superiore che non si avrebbe se si fosse indipendenti. Quindi è evidente che in questa visione c'è chiarissimamente una visione imperiale, non una visione nazionale. La visione nazionale avrebbe privilegiato le truppe russe,
o una formale alleanza di alcuni stati e truppe regolari di questi stati che intervenivano direttamente. No, è un omaggio quasi diremmo feudale al potere dell'impero russo. Tutte le relazioni internazionali russe sono concepite in questo modo. Ovviamente esiste un impero interno, cioè coloro che fanno parte della Federazione Russa. Esempio classico: i ceceni. Dopo due guerre in Cecenia, i russi hanno represso l'insurrezione cecena e hanno fatto concludere la repressione a truppe cecene che dimostrano la loro fedeltà e la loro adesione all'idea imperiale russa con questo desiderio di inviare truppe. Ricordate come Kadyrov sia rimasto molto deluso di non essere riuscito a inviare le sue truppe in Siria. Ovviamente le truppe cecene di Kadyrov non hanno questa efficienza militare eccelsa, ma sono il segno della integrazione interna nell'impero e quindi della pacificazione assoluta e totale della Cecenia. Poi ci sono le parti esterne dell'impero, con cui però si ha una comunanza di destino fortissima, una fratellanza di sangue, di civiltà, di cultura, e sono la Bielorussia e l'Ucraina. Ricordiamoci che l'Ucraina è tradizionalmente, anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica, parte integrante della dirigenza della Comunità degli Stati Indipendenti, quindi c'è proprio questo blocco russo, bielorusso e ucraino. Mi permetto di ricordare che alle scuole elementari, fino a qualche decennio fa, si insegnava che la Russia è divisa in tre parti: la Russia bianca o Bielorussia, la piccola Russia o Ucraina e la grande Russia o Russia semplicita. Quindi è evidente che c'è una comunanza di destini. Il Kazakistan è un pochettino a metà strada, c'è una fortissima presenza russa, c'è una certa continuità, però non è proprio all'interno del cuore stretto delle alleanze, chiamiamole esterne, dell'impero, è in un anello un pochettino più allargato, a metà strada. Come a metà strada sta l'Armenia, che si è concessa alcune libertà che ha pagato molto care, come abbiamo visto, ma che sta rientrando all'interno di questa dimensione imperiale. Poi ci sono le parti dell'impero in comunione un pochettino più larga, che sono parti dell'impero che hanno un destino comune, che però hanno degli stati a sé stanti, che la storia ha messo in maniera un pochettino a sé stante, come le repubbliche centroasiatiche, in particolar modo l'Azerbaigian. Ricordiamoci che quando il nostro governo ha richiesto un aumento delle forniture di gas all'Azerbaigian con i gasdotti già pronti, la risposta del governo di Baku è stato: sì, saremmo molto favorevoli, però dobbiamo sentire il parere di Mosca. Tradotto: noi siamo parte dell'impero russo, non ci muoviamo in autonomia e non vogliamo muoverci in autonomia. Poi ci sono alcuni stati di questo impero che sono più riottosi a farne parte. Pensiamo alla Georgia, che ogni tanto porta a scontri al fine di mantenere questa unità imperiale. All'esterno dell'impero, quindi in stati che l'impero non si sognerebbe mai di annettere, ci sono alleati strutturali. L'alleato strutturale principe della Russia è l'India, in chiave anticinese ovviamente. E poi ci sono alleati politici occasionali. La Siria, che è un alleato per motivi politici, perché il regime di Assad è stato salvato dai
dai russi, paradossalmente i cinesi, che sono strutturalmente un nemico, ma che di fatto politicamente in questo momento sono un alleato, un amico, un collaboratore, chiamiamolo come lo si vuole. Poi ci sono paesi del blocco occidentale che in questo momento è ostile all'impero, ma che tendenzialmente è destinato a superare queste ostilità. Il caso emblematico è Israele. I russi hanno appoggiato Assad, che è sostenuto da Hezbollah, quindi dall'Iran, e quindi si contrappone a Israele, ma i rapporti con Israele sono talmente stretti e talmente intimi, potremmo dire, anche per una comunanza di popolazione, dalla Russia, o meglio dall'Unione Sovietica, ma tendenzialmente di cultura e di matrice russa, sono arrivati in Israele più di 1 milione di ebrei. Adesso dall'Ucraina e dalla Russia stanno probabilmente arrivando degli altri ebrei, quindi è evidente che c'è una comunanza. Il russo è comunemente parlato da buona parte della popolazione israeliana, c'è una comunanza, una fratellanza di un certo tipo. Ecco che i rapporti, nonostante Israele ovviamente sia un paese occidentale, un alleato storico, strutturale, inamovibile degli Stati Uniti, sono molto particolari. Poi ci sono i paesi neutrali con cui si intrattengono rapporti, in cui che ci si sforza di strappare all'influenza dei blocchi nemici o che non sono di particolare interesse dell'impero. Pensiamo al Mali, dove in questo momento i russi hanno paese che i russi hanno sottratto all'influenza francese. E poi ovviamente ci sono i paesi politicamente ostili, come l'Occidente in questo momento. Ma i russi hanno sempre presente, come l'hanno presente i cinesi, perché gli imperi hanno una memoria lunga, storiche, hanno una proiezione lunga. Il tempo per gli imperi si misura in secoli, se non in millenni. In Russia in secoli, in Cina in millenni. Sanno benissimo cinesi e russi che sono destinati, come disse Mao Zedong a Stalin: il nostro dissenso durerà 1000 anni, perché io sono cinese, sei russo. Ecco, nello stesso tempo però c'è bisogno in questo momento, vista la, mi si consenta dirlo, sciocca ostilità statunitense nei confronti di Mosca, un reciproco gioco di sponda. E quindi un paese che è strutturalmente e ontologicamente nemico dell'impero, in questo momento può venire usato come gioco di sponda. Ecco che le prospettive della Russia sono quelle di riappropriarsi della propria storia, di ritornare impero e quindi di riacquisire l'egemonia su quella che è la comunanza di destino dei popoli, o tale ritenuta, e di ricollocarsi in enorme prospettiva in una alleanza strutturale con l'Occidente, di cui è ontologicamente parte, perché la Russia è certamente la parte orientale dell'Occidente, ma è parte di quella cultura cristiana, è parte di quella cultura occidentale, di cui gli occidentali stessi, una volta che abbiano dimenticato i pregiudizi e l'obnubilamento illuminista, possono tornare a costituire, diciamo così, la colonna d'Ovest. Io per adesso vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e una santa domenica. Grazie.